il set di funzioni di base. Ok? Beh, una procedura che probabilmente conoscete è la procedura di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt. Come funziona? Ve lo dico brevemente, velocemente scrivo la procedura, ma la conoscete già da algebra e geometria. L'unica accortezza è aggiungere un parentesi d'onda T, perché stiamo parlando di forme d'onda e non di vettori, ma per il resto è uguale. Supponete che avete S con U, S con M forme d'onda. E volete trovare una base per questo spazio, quello generato da queste forme d'onda. Allora la procedura funziona come segue. Supponete che avete trovato il numero minimo di forme d'onda contenute qui dentro, linearmente indipendenti, che sono Q chiaramente. E supponete che sono proprio le prime Q. Soltanto per una comodità, così posso scrivere gli indici da 1 a Q, altrimenti se sono la prima, la terza, la quinta, devo scrivere 1, poi 3, poi 5 e così via. Allora, la prima forma d'onda di base è semplicemente il primo segnale normalizzato, perché deve essere ortonormale la base, quindi prendo come prima direzione la direzione relativa al primo segnale, ma questo non avviene energia unitaria, lo normalizzo io energia unitaria. Il secondo elemento di base come lo trovo? Semplice, prendo il secondo segnale, gli sottraggo la coordinata o la componente lungo la prima direzione, e qui rimane soltanto la componente ortogonale alla prima direzione, e poi lo normalizzo in modo che abbia che energia unitaria. Quindi prendo il secondo segnale, gli sottraggo la proiezione lungo la prima direzione appena trovata, ottengo un nuovo segnale che è ortogonale al primo, ma non è normalitaria, lo normalizzo. E così via. Fino a che non arrivo all'ultima forma d'onda di base, psi con Q di T, che è semplicemente l'ultimo segnale linearmente indipendente, abbiamo detto il Qesimo, ma potrebbe essere anche un altro, gli sottraggo la sua proiezione, tutte le sue proiezioni lungo tutte le funzioni, le direzioni appena trovate, quindi S con Q di T proiettato lungo, scusate ragazzi, questa è la coordinata lungo psi con 1. Se devo sottrarci la componente lungo psi con 1, l'ho moltiplicata anche per il versore psi con 1. Ok. Dicevo, S con Q lo proietto lungo psi con J e sottraggo quella componente da S con Q. E lo faccio per tutte le coordinate trovate fino a quel momento, quindi per J che vado da 1 a Q meno 1. E poi normalizzo in modo tale che abbia norma unitaria. Quindi ricopio. E questa è la procedura, cosa che avete già visto, non c'è nulla di nuovo, ho semplicemente aggiunto l'indice temporale perché qui abbiamo a che fare con forme d'onda invece che con vettori. Facciamo un esempio. Ci sottraggo le proiezioni di quel segnale lungo tutte quante le direzioni appena trovate, rimane la componente ortogonale a tutto quello che c'era prima,
Ecco il segnale che mi serve col tono ai precedenti, tuttavia non ho ancora una norma unitaria, lo divido per la propria energia. Facciamo un esempio. Supponiamo che le forme d'onda con cui abbiamo a che fare sono queste quattro. S con 1 e T. S con 2 e T. S con 3 di T S con 2 di T S con 1 di T è un impulso rettangolare a durata 2. S con 2 di T sono due impulsi rettangolari, uno a durata 1 e altezza 1, e l'altra durata sempre 1 ma traslato a destra e ad ampiezza meno 1, quindi negativo. Il terzo invece è meno 1 e poi 1, 1, quindi sono due impulsi rettangolari che arrivano fino a 3, in cui il primo impulso fa alto meno 1 e poi il secondo impulso più largo alto 1, e infine il terzo è un impulso rettangolare ampio 3, il quarto scusate. Quindi questi sono i quattro segnali con cui abbiamo a che fare. Troviamo le funzioni di base relative a questo set di quattro segnali. Utilizzando la procedura di ortonalizzazione di Graham-Schmidt. Ce l'abbiamo qui sopra. Tutto piuttosto semplice. Per cui la prima forma d'onda la prendiamo uguale al primo segnale, chiaramente normalizzato per la sua energia, anzi norma di S1 non è la sua energia, è la radice dell'energia, ok? Prima ho detto normalizzato per l'energia, scusate, normalizzato per la propria norma, così è norma unitaria, e la propria norma è la radice dell'energia. La norma di S con 1 non è niente di più semplice da calcolare, perché S con 1 di T è soltanto un impulso rettangolare. Per calcolare la norma devo fare l'integrale al quadrato del segnale al quadrato, ma il segnale è alto 1, quindi quando lo faccio al quadrato sarà sempre alto 1, e quando devo calcolare l'integrale devo fare semplicemente l'area sottesa, ma l'area sottesa è base per altezza. Quindi l'energia di questa forma d'onda è 2, perché è base per altezza al quadrato, perché è il segnale al quadrato. E allora se l'energia è 2, la norma quadro è 2, e la norma è radice di 2. E cioè 1 su radice di 2, un impulso a durata 2, lo posso disegnare qui, ed è molto semplice. 1 su radice di 2, 0, 2. Ok.
con la seconda forma d'onda di base come mi devo comportare? Devo prendere il segnale, secondo segnale disponibile, S2T, e devo sottrargli la sua componente lungo la prima forma d'onda di base trovata. Sta scritto qui. Devo fare il prodotto scalare tra S2 e Ψ1. Cioè devo fare il prodotto scalare tra questa qui e quella laggiù. Prodotto scalare vuol dire che devo fare questo per quello coniugato integrale. Ma quanto fa questa forma d'onda per quella? Il coniugato non serve perché è reale. Integrale? Quella però con un radical 2 è meno. E quindi integrale quanto farà? È 0 ovviamente l'integrale, no? Perché devo prendere quella forma d'onda qui che è positiva e negativa, simmetrica. La moltiplico per una costante, a parte la costante sarà esattamente quella forma d'onda, dove le altezze invece di essere 1 sono 1 su radice 2. Faccio l'area sinistra è più 1 su radice 2, l'area destra è meno 1 su radice 2, l'area totale è 0. Quindi la seconda forma d'onda è già ortogonale alla prima, ok? Quindi qui sarebbe meno il prodotto scalare 0 per ψ con 1 diviso la sua energia, scusate, la sua norma, ma la norma è molto semplice anche qui perché devo fare il segnale al quadrato. Quanto fa? Questo. Perché qui era 1 e al quadrato rimane 1, qui è meno 1 al quadrato fa 1, ottengo questo. L'integrale è 2, la norma quadro, la norma è radice di 2. E quindi abbiamo 1 su radice di 2 S2 di T, o se preferite è 1 su radice di 2 un impulso rettangolare ampio 1 meno 1 su radice di 2 un impulso rettangolare ampio 1 ma traslato a destra di 1. Insomma, sto dicendo che questa è la seconda forma d'onda di base. Ok? Procediamo e calcoliamo la terza forma d'onda di base, se ce n'è, perché se poi trovate che ψ con 3 fa 0 e ψ con 4 fa 0 vuol dire che la dimensionalità dello spazio dei segnali era 2 e c'erano soltanto due forme d'onda di base ortonormali. Cioè l'algoritmo di Graham-Schmidt lo potete fare per tutte quante le forme d'onda S1 e S con M e poi pescate soltanto le ψ che sono diverse da 0. Ne saranno Q perché lo spazio è dimensionato a Q, quindi saranno soltanto Q vettori di base. Si contrae con lo calcolo, sta scritto sempre qui, non è questo ma è quello successivo, quindi devo sottrarci non solo si contrae proiettato sulla prima forma d'onda di base, ma anche S con 3 proiettato sulla seconda forma d'onda di base. Quindi devo fare S con 3 T meno S con 3 proiettato qui sopra ed S con 3 proiettato qui. Ok? Ma quanto fa la proiezione di S con 3 su ψ con 1? Moltiplicata poi per ψ con 1. 1 su radice di t 2 viene meno S2 di t. Anzi, meno tutto insieme. No, meno S2 di T dovrebbe essere. Devo fare 1 sulla radice di 2 S con 3. Devo fare S con 3 che è questo oggetto qui, scalare ψ con 1 che è questo oggetto qui. Quant'è questo prodotto scalare?
0 e 2 con altezza 1 su radical 2 e meno 1 su terra. Quella è S di 3 tra 0 e 2 con 1 su radical 2. Quindi l'integrale quanto fa? 0. 0. Ok? Se io prendo questo segnale qui, S con 3, e lo moltiplico per questo segnale qui, psi con 1, siccome psi con 1 fa sempre 1 su radice 2 fino a 2 e poi fa 0, mi sta tagliando questo segnale fino a 2 e poi mi riscala le ampiezze, non da meno 1 a 1, ma passano a meno 1 su radice 2 e 1 su radice 2. L'integrale quanto fa? 0, perché ho due rettangolini, uno ad area meno 1 su radice 2, l'altro ad area più 1 su radice 2, l'integrale fa 0. Quindi non c'è componente di S con 3 su psi con 1. Ma probabilmente ci sarà lungo psi con 2. Infatti se faccio il prodotto scalare tra S con 3 e psi con 2, cosa ottengo? Devo fare S con 3 scalare psi con 2. Lo disegno qui sopra. Voglio fare il grafico di S con 3 di T moltiplicato per psi con 2 coniugato, ma è psi con 2, perché poi dopo devo fare l'integrale. Questo è il prodotto scalare tra S con 3 e psi con 2. La moltiplicazione delle due forme d'onda integrate. Cominciamo a moltiplicare. S con 3 è quell'oggetto là, psi con 2 è questo qui. Chiaramente avrò valori soltanto nell'intervallo 0,2, perché dopo 2 psi con 2 fa 0, moltiplicato per S con 3 non avrò proprio niente. Ora fra 0 e 1 io ho la moltiplicazione fra meno 1 e 1 su radice 2, meno 1 su radice 2. Fra 1 e 2 invece sto moltiplicando 1, S con 3, per meno 1 su radice 2. Ancora meno 1 su radice 2. E allora questo è il prodotto delle due funzioni, che è integrato da base 2 per altezza meno 1 su radice 2 fa meno radice 2. Quindi questo oggetto qui si chiama meno radice 2. Meno radice 2. Ok? Diviso la norma di questo oggetto. Ma che succede se a psi con 2 la moltiplicate per radice 2? Se moltiplicate psi con 2 per radice 2? Psi con 2 è questa, moltiplicata per radice 2. Le ampiezze invece di essere 1 su radice 2 e meno 1 su radice 2 sono, diventano 1 e meno 1. Ma questo è esattamente S con 2. Ok? Se fate radice 2 per psi con 2, fate questo oggetto qua per radice 2, ottenete questo oggetto qui, S con 2. Quindi qui è come se stessi scrivendo S con 3 di T meno S con 2 di T diviso la norma di S con 3 di T meno S con 2 di T. Ma mi dite chi è S con 3, scusate, più? È più. Abbiamo detto che c'è più, perché meno meno radice 2. Mi dite chi è la somma fra questi due? Bene, fra 0 e 1, 1 fa 1, l'altro fa meno 1, la somma fa 0. Fra 1 e 2, il primo fa meno 1, il secondo fa 1, la somma fa 0. Da 2 e 3, 1 fa 0, l'altro fa 1, la somma fa 1. Quindi mai soltanto un impulso rettangolare, ampio 1, che va da 2 a 3. Quindi stiamo dicendo che c'è rimasto soltanto U di 1 traslato a 2. Stiamo dicendo che è rimasto soltanto questo oggetto. 2 sta qua, arriva fino a 3, altezza 1.
questa è psi con 1 e t, questa è psi con 2 e t, e questa è psi con 3 e t. È psi con 3 e t perché mi sono dimenticato di normalizzarlo, ma in realtà questo oggetto qui ha già norma unitaria perché è alto 1, a base 1 è proprio un quadrato. Se faccio il segnale al quadrato rimane 1 per 1, rimane sempre 1, e l'area è base per altezza 1, quindi è già norma unitaria. Manca solo di vedere psi con 4 quanto fa, ma non lo faccio perché psi con 4 so già che fa 0, perché guardate come è fatto s con 4. Sì, sono tre rettangolini alti 1, li ottengo semplicemente da psi con 1 e psi con 3, lo vedete? Se faccio la somma di questi due ottengo un maxi rettangolo ampio 3, devo soltanto amplificarlo perché così passa dall'altezza 1 su radice 2 all'altezza 1 e sto a posto. Insomma, sto dicendo che s con 4 si scrive come radice 2 volte psi con 1 più psi con 3. E quindi se s con 4 già si può esprimere come combinazione lineare degli elementi di base appena trovati, s con 4 vuol dire che non è una nuova direzione. Qui ci sono soltanto tre forme d'onda di base. Insomma, se calcolerò psi con 4, a s con 4 ci tolgo la proiezione lungo psi con 1 e fa un bel pezzo. Ci tolgo la proiezione lungo psi con 2, 0, non ce l'ha. Ci tolgo la proiezione lungo psi con 3, fa un altro pezzettino, non ci avanza nulla. Ecco le tre forme d'onda di base. Trovate le tre forme d'onda di base, mi serve la rappresentazione geometrica del segnale, cioè voglio capire s con 1, s con 2, s con 3, s con 4 come si scrivono in termini di queste funzioni di base. In particolare s con 1 vettore, come lo posso scrivere? Beh, dovrei fare s con 1 e per definizione s con 1 e t proiettato su psi con 1, s con 1 proiettato su psi con 2, s con 1 proiettato su psi con 3. Queste sono le tre coordinate di s con 1 sulle tre forme d'onda di base. Tuttavia non farò alcun prodotto scalare perché in realtà il modo più semplice per capire in questo caso quali sono le coordinate è vedere un po' se io riesco a scrivermi s con 1 e t come combinazione lineare A B e C delle tre forme d'onda di base appena trovate. E per farlo basta che le guardo, insomma, sono rettangolini. Riesco a scrivere s con 1 in funzione di psi con 1, psi con 2 e psi con 3? Guardate s con 1 come è fatto. Guardate psi con 1, psi con 2 e psi con 3. 1, 0, 0. 2, 0, 0. Certamente. Ma era anche ovvio dal fatto che a un certo punto qui abbiamo trovato che psi con 1 è uguale a 1 su radice 2 e s con 1, quindi vuol dire s con 1 è uguale a radice 2 volte psi con 1, e quindi è già scritto come combinazione lineare degli elementi della base, e i coefficienti sono radice 2, 0, 0. Quindi sì, lo posso fare, è semplicemente così, radice 2, 0, 0. E quindi qui stiamo dicendo che il primo elemento di base, scusate, il primo vettore rappresentativo del segnale s con 1 è radice 2, 0, 0. S con 2 invece? Zero, zero, zero.
di nuovo S con 2 lo scrivo come radice 2 volte psi con 2, e quindi le coordinate saranno 0 lungo psi con 1, radice 2 volte psi con 2 e 0. S con 3 è invece quanto fa S con 3? 0 meno radice di 2, 1. Controlliamo un attimo, 0 meno radice di 2, 1. Devo prendere la prima forma d'onda, la moltiplico per 0. Devo prendere la seconda forma d'onda, la moltiplico per meno radice di 2. Io la sto invertendo. E l'ampiezza invece di essere 1 su radice 2, meno 1 su radice 2 diventa 1 e meno 1, quindi diventa meno 1, 1. Meno 1, 1. Però arrivo soltanto fino a 2. Per ottenere anche 1 qui, devo prendere la terza forma d'onda di base e moltiplicarla per 1 perché è già alta 1. Quindi sì, è davvero quella la... Sono davvero queste le coordinate di S con 3 di T rispetto a quelle tre forme d'onda di base. E infine S con 4 lo scriviamo qui a fianco. Dovete costruire questa guardando quegli oggetti lì, e l'abbiamo già detto prima. Basta che moltiplichiamo psi con 1 per radice 2, così abbiamo i primi due rettangolini alti 1, ci sommiamo psi con 3 e otteniamo S con 4. Quindi abbiamo radice di 2, 1. No, scusate, 0. Diventa 0. Questa è la rappresentazione geometrica di quelle forme d'onda. Ora, poiché lo spazio è q-dimensionale e q a dimensione 3, io posso anche disegnarli questi tre vettori, perché fino a quando q fa 1, lineare, q fa 2, piano, q fa 3, uno spazio tridimensionale, riesco anche a disegnarli questi tre vettori. Oltre 3 non posso andare. Quindi se volessi anche disegnarli questi tre vettori rappresentativi di quelle, questi quattro vettori rappresentativi di quelle quattro forme d'onda, cosa avrei? Bene, la prima coordinata, quindi se abbiamo x, y, z, s con 1 è radice 2, 0, 0. Questo è S con 1. Arriva alla radice di 2. S con 2 invece è 0 alla x e radice di 2. Quindi questo è S con 2. Vettore. S con 3 invece è 0 alla x, meno radice 2 e più 1, quindi meno radice 2. E più 1. Ci troviamo qui. Quindi questa è S con 3. E infine S con 4 ha componente radice 2 lungo x, quindi la stessa componente qui. 0 lungo y e 1 lungo 0, quindi stiamo qui. E questo è S con 4. Ok? Chiaramente le forme d'onda di base non sono uniche, come
come non c'è una sola base rappresentativa di un sottospazio vettoriale. Potete trovare tutte le basi che volete, sono tante. Questa trovata a destra, un Graf Schmidt, è una, ma ne potete trovare quante ne volete. E in genere Graf Schmidt è l'ultima opzione, perché molto spesso basta guardare le forme d'onda e si capisce subito quali sono le forme d'onda di base. In particolare, invece di queste tre forme d'onda di base che vedete qui alla mia destra, che sono Jartov e Mali, guardando questi quattro segnali che vedete qui invece alla mia sinistra, vi viene in mente qualche altra set, qualche altro set di forme d'onda di base possibile? Tre rettangoli, uno tra 0 e 1, uno tra 1 e 2, uno tra 2 e 3. Esattamente. Perché come vedete questi quattro segnali sono tutti quanti formati da rettangoli. In particolare abbiamo un rettangolo fra 0 e 1, un rettangolo fra 1 e 2 e poi un rettangolo fra 1 e 3. Se io prendo tre rettangoli, in realtà sono addirittura quadrati, questi qui, psicon 1, psicon 2 e psicon 3, allora è ovvio che un'alternativa a quella rappresentazione geometrica poteva essere questa. S con 1 si può scrivere come 1, 1, 0. S con 2 come 1, meno 1, 0. S con 3 è meno 1, 1, 1. Ed S con 4 invece è 1, 1, 1. E abbiamo trovato immediatamente la rappresentazione geometrica dei segnali, senza fare alcun calcolo, perché erano forme d'onda semplicissime, si vedeva a occhio quali erano le tre forme d'onda di base, cioè i tre mattoncini che combinati linearmente mi permettono di costruire tutte le forme d'onda disponibili lì. Magari posso fare anche un disegno di questa, vediamo un po' se riesce. X, Y e Z, abbiamo 1, 1, 0, quindi 1 alla X, 1 alla Y, 0 alla Z, 1, 1, 0, quindi questo è S con 1, S con 2 invece è 1, meno 1, 0, quindi stiamo a meno 1 qui. Questa è S con 2, poi S con 3 fa meno 1, meno 1, 1, 1, quindi sulla X devo andare a meno 1, sull'Y devo andare a 1, quindi devo stare qui, meno 1, 1 e poi c'era 1, sulla Z devo andare a 1, quindi andare qui. Quindi è, ricapitolando, meno 1, 1, 1, quindi sto qui sopra. Questo è S con 3. E infine S con 4, 1, 1, 1. 1 alla X, 1 alla Y, 1 alla Z, mamma mia. Diventa un po' più difficile qui. È un quadrato. Siamo qui, qui,
fatto una, disegno in assometria cavaliera, quindi a 45 gradi, e purtroppo non è la scelta migliore quando ho visto che le coordinate sono 1-1-1. No, vabbè, a parte questo. Come vedete, hanno tutti la stessa energia. Non tutti i segnali, ma se io faccio l'energia del primo vettore rappresentativo del primo segnale, quando espresso nella seconda set, nel secondo set di formula di base, ho che l'energia di questo oggetto è 1 al quadrato più 1 al quadrato più 0 al quadrato fa 2. Quindi l'energia di S con 1 e T è 2, che è pari all'energia di S con 1 vettore coordinate. Se avessi preso invece quest'altra coordinata rispetto a quell'altro set di formula di base, quello di destra, avrei invece 2 al quadrato fa 2 più 0 fa 2, sempre 2. È chiaro che se io cambio la il set di forme d'onda di base, sto soltanto cambiando l'angolo dal quale sto guardando quello stesso vettore, lo guardo da un verso oppure dall'altro, ma la lunghezza del vettore rimane sempre la stessa. Ok? Va bene. A questo punto fermiamoci un attimo, anche se mancano 5 minuti, ma l'argomento successivo è diverso.